Eccola giù e benvenuti ragazzi su Rocket League. Oggi ragazzi appuntamento incredibile, particolare, strano, esaltante per me in quanto siamo tornati nel giocare con macchine a caso. Quindi andremo a randomizzare per tutte e due le partite due volte la macchina, sia nella prima che nella seconda. Ovviamente ci uscirà la peggio merda, quindi ci vediamo con la randomizzazione. Andremo a fare il 3v3 ovviamente come sempre. Allora signori, siamo nella nostra bellissima cosa casuale delle sfide, preset casuale delle sfide. Ora andremo subito a premere il dado. Qualunque cosa ci esca, ci attacca a marcà, così è proprio il detto spirituale del tempo. Perché? La Esper, perché? Ma chi? Ci vediamo in gioco. Signori, siamo alla nostra prima partita. Allora, entrano? Cioè, sto aspettando. Ok, entrano. Pepito entra. Allora, ragazzi, prima di cominciare, ragazzi, vi ricordo che comunque c'è più di ancora del 50% che guarda i miei video ma non si iscrive. Quindi se fai parte di quella cerchia, ti prego, iscriviti perché mi aiuti molto a crescere. Aiuti a crescere Rocket in Italia. Quindi, inoltre, ragazzi, per quanto riguarda la challenge di mi piace, arriviamo a 1000, visto che sto giocando costa cosa. Non la ritengo macchina, quindi la chiamerò cosa. Grazie. Ok. Mi sono un attimo cagato addosso, ve lo dico sinceramente. Poi ho dankato pure il creatore della mappa. Però all'inizio diciamo che mi stavo un po' a cagare. Un po' a cagare le mutandine, sì. Però va bene, scialla. È andata a buon fine, non so come. Però è andata a buon fine perché sono troppo forte ovviamente con sta cosa. Non la chiamerò mai macchina. Sì. Sto dietro. Che fa lui? Va bene, sto cercando di controllarmela il più possibile, raga. Pure se è una macchina che non conosco, sto cercando di giocare come se fosse la mia main. Ovviamente i risultati non saranno uguali, però almeno la mentalità c'è, dai. Provo a fare cose strane almeno. Quasi. Allora, vado a prendere il boost se me lo lasciano. Sì. Bravi. Vediamo. Fallo. Cavolo, è saltato troppo presto. Ma forse. Qua lui è bravo. Mi ha fakeato. Bravi ragazzi. Bravi dai. Allora questo team mi piace. Dai, è veloce, è sveglio ragazzi. Ce la possiamo fare. Che macchina ha? Ha la Ronin. È una bella macchina esteticamente. Solo che capito, fanno sempre le stesse macchine con le stesse hitbox. È un po' un problema quello. Però le macchine sono belle. Allora, tira, va bene. Ti fidi della Esper. Non so come. Forse per il dunk di prima. Tutti e due saltati. Va bene. Non potevo desiderare di più. Ok. Magari questo non l'ho desiderato. Però è successo lo stesso. Non ho capito sinceramente il perché. Però lasciamo. Corre, lasciamo correre. Non è successo niente. C'era un po' di vento. La palla si è alzata. Un tifone. Quasi. Ovviamente è saltato pure il mio compagno. Ma non sto lì a riflettere sul perché. Perché non troverei mai risposta. Vai. Sto in porta. Perché non me fedo. Non me fedo. No. Allora, buongiorno. Questa macchina è troppo leggera in aria, mi dà fastidio. Io mi devo grattare pure l'occhio, ragazzi. Fatto. Oddio. Sono al centro, gli ho rimessi male ora, sti cazzi. Faccio finta, faccio i fake, papà, faccio i fake. Vai. Ok, mi sono cagato addosso perché ho detto che ha fatto una cagata perché in me non c'era. Ho fatto una cosa particolarmente stronza, ve lo dico, cioè non lo dovevo fare. Gliel'avevo stoppata al mio compagno, ma ovviamente senza comunicazione, perché farlo? Non devo fare niente, devo solo lasciargliela. Però siccome sono scemo, lo faccio. Vabbè, ma è sul tuo compagno la missa, a me non cambia niente. Puoi pure scoppiarmi, spingere, fai quello che vuoi, ma non mi interessa. Ok. Allora, loro stanno cominciando a giocare più di squadra di noi. Va bene, io comunque gli avevo coperto la porta, quindi sti cavoli.
Vado dietro. Non lo faccio tirare mai nella vita. Fino a qua ci siamo con la macchina. Con la cosa. Scusate, ho sbagliato. Allachi. No, no, ma è intelligente da parte sua. Tornando in porta a prendersi il mio boost, visto che comunque dovevo attaccare e prendere la palla. No, no, ma comunque è una scelta molto rispettabile, diciamo. Sì, 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 sì. Ti levi? E che cazzo? Raga, ma c'ho un... non lo so. Uno che mi segue su Instagram. L'orco cazzo. Ti prego, no. Ok. Boost. Vado a prendere l'altro. Ok. È un passaggio particolare, ma non ci stavano, quindi niente. Passaggio brutto. Niente. Torno indietro perché ho paura. Prendo il boost. Vediamo che fanno loro. Me la regalano. Ho provato a fare una cosa strana, ma mi è riuscita. Cioè, mi è riuscita a metà. Non mi sono fatto rubare palla, ma non ho segnato. Ho missato la porta. Qua la fa qualcosa di strano. Che però, comunque, io capisco e seguo. Quindi, bravo Koala. TVB. Sono al centro. Niente. No. Tiravo il boost. Vai. GG. GG. Sto dietro. Voleva scoppiarmi il ragazzo. Il mio compagno pure. Tutti contro di me. Allora, se non subiamo gol, GG. Prima fatta, ragazzi. Eravamo con sta cosa. Ma, diciamo, non abbiamo giocato alla grande. Ma, raga, chi cazzo gioca alla grande con sta macchina? Mi sa solo Flex, visto che le usa tutte. Non facciamoci domande. Skippiamo subito. Andiamo subito con la seconda. È la Francia. Sono forte geograficamente parlando. Comunque. Non era la Croazia, è la Scozia, baby. La Francia questa. Signori, benvenuti nella nostra seconda partita con la Nimbus, macchina che più amo e desidero, wow. Allora, io vi ricordo ragazzi che vado in live ogni giorno su Twitch, dalle 14 in poi, link in descrizione di Instagram, dove metto una foto al giorno, varie storie. Su Twitch, ovviamente, domenica, skippo sempre. Non ci sto in live. Allora, vediamo di non fare troppo schifo, in quanto la Nimbus, raga, non la so usare in minima mond, ve lo dico. Peccato. Non mi si è agganciata. Meno male. Allora, vado in porta. My bad. Allora, lui prende il boost. Ah, peccato. Quindi non ci stanno boost. Neanche uno, raga. Cioè, o loro boostarvano, o c'è uno da noi che li prende tutti. O tutte e due. Prendo il boost. Vediamo se mi ama la passa. Peccato. Sì, la metto laterale. Prendo anche il boost. Non ci vado perché deve esserci un'altra al centro che non c'era da noi. Bravo, bravo. Bel passaggio. Raga, qua funziona sempre il metterla alta e farli confondere. Ad esempio, Kill11 si è confuso, l'altro pure. Buono, buono. Allora. Ok. Buongiorno. Prendiamo il boost. Stiamo dietro, andiamo al centro. Questo la tocca? Male, quindi è per noi.
Peccato. L'aveva capito. Dai, non è scoppiato. Prendo il boost. Allora, la metto alta. Oddio, ti prego, no. Oh mio Dio. Torno in porta. Non avanzo. Bel tiro. Là non sono avanzato, raga, perché col miss del mio poi era un casino. Quindi là ho detto sto dietro e almeno così se era miss, sti cazzi. Allora, mi sto impegnando un botto per non fare troppo schifo, ve lo dico sinceramente. Qua non è inutile andarci. Lascio scorrere, almeno ce l'ha il mio compagno dietro. Qua aspetto il loro tiro. Non mi faccio dancare. Oh oh, ok. Non so perché poi, raga, la Nimbus è proprio la macchina che... Nimbus, Guardian, sono quelle macchine che le odio, non mi piacciono. Faccio veramente a cagare con loro. Non so perché poi, però vi ripeto. Ma non le so giocare, non lo so giocare. Viene veramente il nervosismo a usarle. Ok. No. Sono al centro, vado in porta. Qua posso andarci. Bravo quello che ha anticipato. Ok. Sto dietro. Oddio, non ho boost, non credo. L'ho visto troppo tardi, raga, sono scemo. Qua ho sbagliato io. Non ho visto il boost. Mi sono fatto fregare dalla palla easy da prendere. Bisogna sempre guardare il boost. Va bene. La mettiamo via. Ok. Peccato, potevo scoppiarlo, raga. Sì, vai tu. Oddio. Peccato. Vai. Buono. Vabbè, stiamo mettendo comunque. Stiamo dando fastidio. Siamo lì. Saltiamo. Bloop, messi lì. Ok, va bene. Bravi. Raga, io meglio di così, vi giuro. Con la Nimbus non riesco. Vi giuro, non riesco. Non ce la faccio. Non è impossibile. È la tipologia di macchina che più non sopporto. Quindi io alzo le mani. Spero questa partita vi sia piaciuta. Quella con l'Esper vi sia piaciuta. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate di queste due macchine. Se voi le sapete usare, io la Nimbus. L'Esper già. La Nimbus. No. Comunque, ragazzi, spero vi sia piaciuto. Noi ci vediamo a un prossimo. Bella.